smart working, DAD, ovvero didattica a distanza. Ecco, sono tutte parole queste che sono venute fuori nell'ultimo periodo e che hanno portato alla luce alcune problematiche non solo a livello sociale ma anche in ambito tecnologico. Durante tutto l'anno passato infatti c'è stata un'impennata nelle richieste di tablet, PC e di tutti quei dispositivi dotati di un display in grado quindi di poter offrire un supporto per il lavoro, per la scuola e quant'altro. Questo mercato quindi è sensibilmente cresciuto e ne hanno giovato tutti i prodotti appartenenti a questa categoria, nonché questo QA8S, questo notebook che vedete qui fra le mie mani, che probabilmente è così grande che non entra neanche nell'inquadratura. Ma voglio parlarvi meglio di questo prodotto perché ci sono alcuni spunti interessanti, soprattutto per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo. Quindi mi raccomando, voi restate sintonizzati su questo video, non prima però di aver cliccato sulla campanellina che trovate qui sotto e di averci seguito anche su tutti i nostri canali e gruppi Telegram, in particolare quelli dedicati a GSDeals, per rimanere sempre al passo con tutte le offerte e con tutti gli sconti provenienti dai principali store online. Noi quindi ci rivediamo davvero tra poco, subito dopo la nostra sigla. Dando un'occhiata al prodotto, molti potrebbero rimanere delusi da un aspetto. Questo notebook è realizzato interamente in plastica e non c'è alcuna componente, tranne le viti di fissaggio, che non sia rivestita di questo materiale. Questo comporta quindi che il prodotto non risulti essere proprio impeccabile sotto il profilo dell'assemblaggio, dato che anche solo prendendolo in mano si notano alcuni scricchiolii piuttosto evidenti che in chiave futura non fanno ben sperare. Diciamo quindi che in quanto a durabilità tale laptop non spicca sulla concorrenza, considerando che comunque le dimensioni sono piuttosto importanti, così come il peso, superiore ad 1,7 kg. Diventa difficile quindi portarselo dietro magari per lavoro o anche solo per svago, ma va detto che in ogni caso a bordo monta un ampio display da 15.6 pollici, quindi non è proprio uno di quei dispositivi che passano inosservati. Se da un lato quindi mi ha deluso un po' il suo design, ma più che altro i materiali utilizzati, dall'altra parte troviamo un ampio spettro di possibilità per quanto riguarda tutto il comparto relativo alla connettività. Vediamo infatti come sulla parte destra mostri un ingresso RJ45, quindi quello per la rete internet, una porta USB A di tipo 3.0, il jack audio da 3.5 mm e lo slot per microSD. Sul frame opposto invece troviamo un altro ingresso USB A 3.0, il foro per inserire il cavo di alimentazione ed un ingresso mini HDMI, nonché una porta di sicurezza Kensington. Ovviamente queste sono tutte componenti molto importanti che rendono, come già detto, dinamico questo dispositivo, veramente all'ennesima potenza, ma che devono fare i conti poi anche con altre due parti davvero molto importanti su un prodotto di questo tipo, ovvero il trackpad e la tastiera. Analizziamo quindi proprio la tastiera, una delle parti che mi ha più condizionato in questo periodo. E perché vi dico questo? Vi dico questo semplicemente perché io quotidianamente utilizzo un MacBook Pro da 15 pollici del 2019, per intenderci quindi quello un pochino più fragile, proprio per quanto riguarda questa componente rispetto agli altri, ovvero quello che ha la tastiera che si rompe. E partendo proprio da questa base ci ho messo qualche giorno in più per abituarmi a questo notebook. Qui infatti, oltre ad avere a disposizione un comodo tastierino numerico, un plus quindi che può tornare sempre utile, non sono presenti da un lato il layout italiano, un problema comunque risolvibile applicando gli sticker presenti in confezione, e dall'altro un sistema di retroilluminazione dei tasti. Soprattutto in merito a quest'ultimo aspetto, devo dire che ormai sono così abituato ad averlo che non mi è parso vero doverne fare a meno in questi giorni. Nonostante questo, però, il feedback con l'intera tastiera è piuttosto buono, con una distanza tra i tasti assolutamente congrua, tasti che tra le altre cose presentano una corsa mediamente profonda e piuttosto morbida. Non prediligo questo tipo di soluzione sui dispositivi di questo genere, ma è un fatto del tutto personale, perché sinceramente mi piacciono molto di più i laptop con una tastiera con corsa molto più breve, con la corsa dei tasti molto più breve. Ecco, in questo caso però sono veramente opinioni del tutto soggettive. Quello che subito salta all'occhio su tale dispositivo è la presenza del trackpad così ampio e grande, molto simile in verità a quello presente sul mio MacBook Pro. Come in quel caso quindi tale componente si è dimostrata ottima proprio per la superficie coperta, ma un po' meno buona per quanto riguarda la reattività e la precisione nel tocco. Non manca in ogni caso la compatibilità con tutte le gesture di Windows, che rendono quindi la navigazione molto più fluida e veloce. Difficile lamentarsi di un display di questo tipo, soprattutto in ambito lavorativo,
operativo, un display che vi ricordo è da 15,6 pollici perché vi permette praticamente di non utilizzare un display secondario. A livello tecnico dunque siamo in presenza di un pannello LCD IPS con risoluzione Full HD dotato di una superficie antiriflesso che in alcuni contesti è assolutamente indispensabile. Quello che convince decisamente meno invece è la distorsione che si avverte ogni qualvolta viene inclinato il display, falsando completamente tutte le immagini. Per fortuna però tale componente non può essere reclinata oltre i 100 gradi di inclinazione, limando quindi un po' tale criticità. Questo QA8S è mosso da un chipset Intel Celeron J3455, dunque una soluzione quad-core con una frequenza di clock base pari ad 1.5 GHz con turbo boost fino a 2.3 GHz. Vi parlo quindi di una componente realizzata con un processo produttivo a 14 nanometri e lanciata per la prima volta circa 5 anni fa, nel lontano 2016. Ad accompagnare tale comparto poi troviamo 8 GB di RAM DDR3 ed un SSD da 256 GB che è stato ripartito in tre differenti parti. Due di queste hanno infatti una capienza di circa 60 GB ciascuna, mentre il terzo slot è da 119 GB. Non si tratta quindi di un hardware di ultima generazione, ma più di una volta mi sono dovuto ricredere lato performance. Durante la navigazione web infatti non ho avvertito alcun grosso problema su Chrome, anche con diverse tab aperte, tra cui YouTube in riproduzione con un video in 4K e vari altri siti piuttosto pesanti. La situazione non è precipitata quindi e non avrete alcun problema anche con Word, Excel e tutto ciò che concerne la suite Office, potendo lavorare senza alcun problema. Scordatevi assolutamente Fortnite, ve lo dico subito, perché le prestazioni già non raggiungono proprio la sufficienza con un titolo come Asphalt 9. Questo non vi preclude in ogni caso la possibilità di modificare qualche foto su Photoshop o di montare un breve e semplice video con Premiere, potendo dilettarsi anche nella visione di qualche film o serie TV su Netflix grazie all'ampio display da 15.6 pollici. Con alcuni video di test in 4K, con differenti bitrate e varie altre caratteristiche, devo dire che il notebook si è comportato piuttosto bene. Utilizzando VLC come riproduttore, infatti il prodotto non ha accusato alcun problema, gestendo in maniera ottimale questi file. Vi ho parlato in precedenza un po' di come si comporta questo QA8S in fase di gaming, senza però menzionarvi la GPU, ovvero una Intel HD Graphics 500, che però, come già detto, non riesce a far girare in maniera molto fluida dei programmi di video editing, così appunto come gli stessi videogiochi, soprattutto quelli che richiedono prestazioni molto più elevate. Qui trova sede un modulo Wi-Fi AC Dual Band che mi ha sempre permesso di navigare in maniera piuttosto agevole anche nei punti meno coperti della casa. Oltre a questo poi non mancano il Bluetooth 4.0, il jack audio per le cuffie, i due ingressi USB-A 3.0 e lo speaker di sistema che l'azienda ha deciso di inserire sulla griglia posta sopra la tastiera. Abbiamo però un'unica componente qui che offre una qualità davvero scarsa, con bassi assenti e poca profondità dei suoni, con predilezione per le tonalità medie e alte. Sotto la scocca trova spazio una batteria da 38 watt-ora con cui sono riuscito a collezionare circa 4 ore e 30 minuti di autonomia, sfruttandolo principalmente per guardare qualche video su YouTube, per scrivere qualche documento, nonché questa stessa recensione, e poi per navigare anche sul web, principalmente su Chrome. Ovviamente questa misura però potrebbe sensibilmente cambiare a seconda del vostro utilizzo e delle vostre abitudini, quindi prendetela sempre con le pinze. QA8S viene venduto attualmente ad una cifra che si aggira intorno ai 300 euro, ma in realtà anche qualcosa in meno. Comunque voi, come sempre, nel momento in cui esce questa recensione, date subito un'occhiata al link in descrizione, al link d'acquisto che trovate qui sotto, perché sicuramente in questo momento sarà più preciso di me. Non parliamo quindi di una cifra esageratamente alta alla luce di tutto quello che abbiamo visto, ma anzi forse si tratta addirittura di un prezzo un po' troppo basso rispetto a quello che viene offerto anche dalla concorrenza. Mi è capitato spesso in questi ultimi anni di provare dispositivi molto simili con un hardware abbastanza datato, e questo forse è uno di quelli che si è comportato meglio sotto diversi aspetti, non solo per quanto riguarda la riproduzione dei video in 4K, che qui è davvero ottima, ma anche per quanto riguarda proprio tutte le operazioni quotidiane, quindi non solo utilizzare magari il pacchetto Office, ma anche dilettarsi in qualche breve montaggio video e magari anche nel fotoritocco con Photoshop. C'è anche il tastierino numerico
numerico poi che non tutti magari utilizzano, ma che può sicuramente rappresentare un plus, perché per molte persone è assolutamente indispensabile. Fatemi sapere anche la vostra, però mi raccomando, lasciando un commento qui sotto, così magari ne discutiamo insieme. Mi raccomando poi, ricordatevi di seguirci su tutti i nostri account social, in particolar modo su Instagram, così come su tutti i nostri canali e gruppi Telegram dedicati a Just Deals, per rimanere sempre al passo con le offerte e con gli sconti provenienti dai principali store online, che potrebbero riguardare sicuramente anche questo QA8S. Noi quindi ci rivediamo ad un prossimo video. Un saluto da Luca per justchina.it.